La famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni famiglia unita, credente un'autentica scuola di Vangelo. La Santa Famiglia ci insegna raccoglimento e preghiera, mutua comprensione e rispetto, spirito di sacrificio, lavoro e solidarietà. Lo ha detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, recitata insieme a decine di migliaia di fedeli che affollavano Piazza San Pietro. Nella Santa Famiglia, ha spiegato il Pontefice, ammiriamo il compimento del disegno divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e d'amore. Qui apprendiamo che ogni nucleo familiare cristiano è chiamato ad essere chiesa domestica per far risplendere le virtù evangeliche e diventare fermento di bene nella società. È nella famiglia unita, proseguito il Papa, che i figli portano a maturazione la loro esistenza, vivendo l'esperienza significativa ed efficace dell'amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco, della mutua comprensione, del perdono e della gioia. La vera gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito, è una gioia frutto dell'armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c'è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l'armonia. Prevalgono gli individualismi e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della vita, la gioia della fede, la comunica spontaneamente. Questa famiglia è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società. Dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha rivolto il suo pensiero ai numerosi migranti cubani che si trovano in difficoltà in Centro America, molti dei quali sono vittime del traffico di esseri umani, ed ha invitato i paesi della regione a rinnovare con generosità tutti gli sforzi necessari per trovare una tempestiva soluzione a questo dramma umanitario. E la pace.